Buongiorno a tutti, siamo io, l'orecchio di Fabio e Mia che sta dietro, non si vede. Mia, amore, stiamo andando al mare perché finalmente abbiamo trovato un giorno libero sia del mio lavoro e sia dal lavoro di Fabio. Non ve l'ho detto, ma ho ripreso a lavorare, ecco perché sono sparita di nuovo per l'ennesima volta da YouTube, però non ho tempo proprio e perché appunto lavoro dalla mattina alla sera, quindi rimane ben poco tempo per la casa, immaginatevi per YouTube. Fabio, vuoi dire qualcosa? Okay. Ciao a tutti. Vi portiamo con noi al mare. Fabio va col metal detector che vi ho regalato a Natale. Vediamo se magari diventiamo ricchi, magari proviamo qualcosina. Non penso che mi sentite perché c'è un vento micidiale. Siamo al mare, mi sono coperta perché mi sono dimenticata la sciarpa, soprattutto perché non mi voglio ammalare. E niente, Fabio col metal detector e Mia fa la latta. Ciao patata! Ma la paletta con gli occhietti e la faccia bellissima. Non so che ci prende in giro. Allora, speso dall'Eurospin, super lungo scontrino perché avevo il frigo completamente vuoto, quindi bisognava insomma fare un po' di rifornimento. Prima di iniziare a farvi vedere la spesa, ho preso un nuovo microfono, non so come mi sentite, spero meglio. E fatemi sapere insomma giù nei commenti se l'audio è migliorato rispetto a prima. Spesa fatta senza offerte, senza granché di offerte, perché non ho guardato che le offerte partivano giovedì 6 febbraio, però a me servivano urgenti le cose e quindi le ho dovute comprare adesso. Su alcune cose ci sono le offerte, su altro no, come al solito. E ho preso anche delle cose nuove che voglio provare, che non ho mai provato. Allora, le banane che erano in offerta, eccole qui. Queste 1,19 € in offerta. Arance, sì, 99 centesimi, queste poi sono più di un chilo, quindi le ho pagate 1 € qualcosina. Poi pane, quando ho bisogno del pane vado la mattina perché sempre è fresco e c'è. Pane, voi mi direte con la macchina del pane prendi il pane, e sì, lo so, però non ho ancora provato a fare le pagnotte, nel senso il panino così vero e proprio. Ho sempre fatto quello diciamo in cassetta nella macchina del pane. Devo provare poi a fare l'impasto e a fare poi la forma del pane per avere il panino quando serve al volo o quando magari la sera ci facciamo i panini. Quindi appena posso li prendo almeno 2 o 3, così mi faccio la scorta. Questi sono di semola e sono 2 panini 85 centesimi. Non so più dove le devo mettere queste cose. E poi abbiamo queste che erano un po' più morbide, più grandi, che è pane di tipo 0, praticamente 65 centesimi. Sono 200-300 grammi quasi, 290 grammi. Reparto Mia, ho preso il Dentastix, che sinceramente trovo molto buono all'Eurospin, mi piacciono molto e ogni tanto glielo do per premio o quando magari
mi sento di darle uno snack, quindi oltre praticamente i croccantini che mangia sempre. Poi sempre per Mia ho preso i biscottini, quelli che prendo sempre, quelli praticamente a forma di osso. Allora, il Dentastix sta 1,39, i biscottini 400 grammi 1,19. Io mi trovo benissimo, anche perché li piacciono tantissimo. Poi sempre continuando con le cose da mangiare, abbiamo il riso. Io mi trovo benissimo con questo, che è il riso praticamente versatile, che si cucina in 8 minuti. Lo utilizzo sia per i risotti nella macchina del pane e sia per il riso normale. Oggi mi sa che facciamo un po' di riso in bianco perché stiamo un pochino scombussolati di stomaco, e quindi questo va benissimo, anche perché si cucina subito. Riso in offerta 1 kg 1,59 euro, di solito sta di più, sta 1,80 euro se non erro. Poi uova, questo non era in offerta, non ho capito perché. Una volta trovo le confezioni di plastica, una volta le confezioni di cartone. Io preferisco il cartone anche perché è riciclabile, però ogni volta che devo andare lì non so mai dove stanno, perché a colpo d'occhio non le trovo. 1,69, 10 uova, quelle diciamo medie, non sono proprio grandissime ma neanche piccoline. Eccole. Poi capsule, finalmente hanno messo le mie amate Cortado in offerta. Ogni volta stanno 3,19 euro, 3,30 euro, non mi ricordo bene, e finalmente le hanno messe in offerta a 2,69 euro, quindi ne ho fatto la scorta e ne ho prese due, perché io queste le utilizzo per fare la colazione con la macchinetta del caffè e sono buonissime, ragazzi, sono veramente veramente buone. Quindi ho fatto scorta perché giustamente a questo prezzo non le trovo quasi mai. Allora, reparto frigorifero. Allora, salva frigo come sempre. E praticamente festa di tacchino è ungherese, quando abbiamo bisogno di qualcosa al volo questi in frigo non devono mancare mai. Yogurt ne ho presi di 4 tipi, mi sono dimenticata, questi vengono 1,19 l'uno, questi vengono 22 centesimi, li ho presi dal bicocca, alla fragola, alla banana e alla pesca, questa per una buona e sana merenda. Poi bustone di mozzarella, e questo è più buono rispetto, anche se viene un po' di più, perché questo viene 2,69 euro, è un po', diciamo, è migliore rispetto a quella col bustone verde, che è un po' più secca e sinceramente anche con meno sapore. Anche la mozzarella preferisco sempre prenderla fresca, però quando mi serve urgente, che appunto magari non so cosa devo mangiare e non ho tempo purtroppo col lavoro che sto facendo ultimamente, questa va più che bene. Quindi diciamo che un salva anche questo pranzo barra cena. E prosciutto fresco, prosciutto di Praga, veniva 9,99, quindi 2 euro praticamente duetti, questo è veramente buono al banco. E poi di carne ho preso salsicce con tacchino, suino e pollo, 2,29, 450 grammi, ne ho presi 2, queste le congelo ed è sempre, diciamo, una scorta di carne ed è veramente veramente buonissima. Verdura che non vi ho mostrato, la lattuga, l'iceberg, 1,39 euro, di solito la mettono a 99 centesimi, questa volta era a 1,39 euro, però mi serviva perché non avevo verdura, quindi dovevo prenderla. Ultimo ma non ultimo, le cose che volevo provare, e quindi questo ammorbidente, questo qui, della praticamente Dexal, ed è microperle di profumo campanula blu e fiori di loto, super ultra morbidoso e 60 lavaggi, quindi è concentrato. Questo qui ho letto sul gruppo di Facebook che è buono, vedremo, perché fino adesso ho sempre usato Lenor e mi sono trovata benissimo. Volevo però provare a vedere di cambiare magari con questo risparmio rispetto a Lenor, che costa sempre 1,10 euro, perché questo viene 1,69 euro, però questo qui sono praticamente 1,5 litri dovrebbe essere, sì, 1,5 litri, invece Lenor viene 1,10 euro quando lo trovo in offerta, ed è forse neanche 1 litro, forse 1 litro, sì, quindi vediamo un attimino com'è. E poi questo, che praticamente ho visto, sono tutte quante impazzite sul gruppo, perché dice che è buonissimo, quindi si usa sia in lavatrice che per lavare a terra, e dice che rilascia un profumo bellissimo, quindi devo per forza provarlo, perché voglio il profumo in tutta la mia casa, voglio proprio che mi prenda a schiaffi, quindi va bene. E poi altra cosa che ho visto e me ne sono innamorata, tra l'altro e ne erano rimaste pochissime, queste coppe, che adesso ovviamente non saranno neanche nell'inquadratura, queste, dei colori ovviamente che
adoro, e la mia cucina sapete che è di questo colore, quindi potevo non prenderle. A praticamente 9 euro, 9,99, chiamali 10 insomma, però potevo non prenderle, potevo lasciarle lì belle mie, che poi le toglievano questa settimana per mettere altre cose, no, quindi per forza dovevo prenderle. Sono bellissime. Non ho coppe, cioè nel senso ce l'ho le coppe, dite, non è che so poveraccia, cioè ce l'ho le coppe, ma ho delle coppe, diciamo quelle normali che si vendono ai mercati, tipo, no, ecco, ok, bianche normali, e quando viene gente a casa che magari devo offrirgli l'insalata o magari non lo so delle patatine, qualcosa di grande, mi vergogno perché ho sempre quelle piccoline e brutte. Questo invece è bello perché è da portata, cacchio, bellissimo. Poi uguale, dello stesso colore della mia cucina, potevo non prenderlo, è logico, cioè si intona perfettamente. Poi questa più grande, questa più piccolina, sempre di un verde meraviglioso. Poi è fatta di plastica riciclata, quindi c'è, cioè, ottimo. Ed è tipo, non so come, cioè, mi direbbe toccosa, però sì, è toccosa, cioè nel senso che è un bel materiale, è bello al tatto, ecco. E questa più piccolina, bellissima. Allora, questo video è finito. Spero vi sia piaciuto sia il nostro giorno di riposo insieme al mare e sia la spesa. Ne approfitto di questa, diciamo, chiusura di video per dirvi che purtroppo sul canale vorrei essere più presente, però non riesco perché ho ricominciato a lavorare, lavoro in un call center qui a Lecce, e quindi mi chiamano adesso tipo per 2 o 3 mesi, poi mi lasciano a casa, poi di nuovo mi richiamano per un mese, insomma non è un lavoro, diciamo, fisso. Però comunque mi fa, giustamente, mi permette di avere soldini a casa che sono sempre comodi. Quindi mi dispiace se non sono costante su questo canale. Dicevo, si era scaricata la batteria della fotocamera. Comunque. Dicevo che avevo iniziato l'anno, il 2020, con tutte le buone intenzioni, con tutte le intenzioni possibili e immaginabili. Avevo tante idee appunto da portare sul canale. Giustamente viene di me il lavoro, ovviamente. Anzi, grazie a Dio che ce l'ho e che magari invece non sto a casa a non fare nulla. Quindi devo pensare giustamente a me, alla mia famiglia e al lavoro, almeno adesso che c'è. E quindi, ragazze, non sarò costante sul canale, mi dispiace tantissimo, perché so che la costanza paga, cioè nel senso che comunque c'è una maggiore interazione con voi, ci sono maggiori visualizzazioni, anche adesso che magari YouTube è un po' cambiato, diciamo, dal punto di vista dei video, delle visualizzazioni, video per bambini, eccetera eccetera. Però io, ragazzi, non ci posso fare nulla, nel senso che a me piace fare video perché da tanti anni, anche se comunque ho un seguito piccolino, che comunque mi dà una specie di nicchia di YouTube, e comunque a me piace, nel senso che lo prendo come hobby, mi piace girare dei video, farvi vedere il mio mondo, sempre limitato alle cose che giustamente vi posso far vedere. Però non sono una molto che segue le visualizzazioni, non sono una molto che segue per esempio i social, se vedete Instagram non lo uso tantissimo, non mi piace stare dietro a quelle cose, preferisco magari fare il video, editarlo, caricarlo, poi chi lo vede, nel senso a chi piace, insomma, seguirmi lo fa. Capisco pure che ovviamente se carico di meno è proprio YouTube che spinge di meno il mio video a magari anche a chi è iscritto, quindi magari non se lo ritrova tra insomma i video caricati. Però insomma sappiate che io appena riesco, almeno una volta alla settimana, cerco sempre magari di pubblicare intorno a metà settimana, quindi insomma giovedì, venerdì sono lì, nel senso sappiate che magari ogni tanto Ilaria carica dei video. Non vi chiedo nulla se non appunto di essermi comunque vicino in questa fase della mia vita. Vi chiedo sempre di lasciare like e comunque commentare, così mi fate capire che comunque ci siete, e comunque insomma anche se non sono presente tantissimo sul canale mi volete lo stesso bene. Io vi mando un grosso bacio e come sempre ci vediamo nel prossimo video, che sarà non so quando. Ciao!